mantenerlo, chiudiamo la nona stagione di confronto. E quindi è stato un bel viaggio e penso che stasera avremo un relatore insomma, veramente valido. E ci sarà poi il nostro socio fondatore Franco Villano che farà una presentazione specifica del relatore. Ovviamente faccio un anticipo, il libro del professor Amedeo Feniello, appunto nato nel 1943, è in ristampa da Mondadori e quindi è disponibile attualmente solo in formato ebook. Mi diceva il professore che c'è in edizione francese per chi desidera leggerlo in francese. Lì in esposizione abbiamo anche altri suoi libri che sono veramente meritevoli di lettura. E... Oppure se volete mi chiamate a casa e ve lo racconto. Spiego il libro. Scusami. No, l'avete fatto benissimo. Va bene, allora io passo la parola all'assessore Salvatore Mazziotti, con il quale si è appunto installata una bella collaborazione. Noi ci siamo trasferiti appunto da Formia e a Itri ed è nata appunto una collaborazione che si produrrà anche per il prossimo anno, in cui faremo appunto la decima edizione di confronti, senza l'aiuto ovviamente dell'amministrazione comunale e degli sponsor che ci sostengono in questa manifestazione ovviamente non si sarebbe realizzata. Quindi un grazie all'amministrazione, a Salvatore che ha accolto le nostre esigenze. Grazie, signor Salvatore. Grazie a tutti, un onore avere qui uno dei più importanti studiosi del Medioevo e bello anche avere degli ex sindaci dei paesi limitrofi, quindi il dottor Santo Bartolomeo, il mitrano del ex sindaco di Crete, quindi questo è bello perché Itri e bello perché Itri sta diventando un po' il centro anche di questa cultura del sud continuo e questo ci fa onore. Io non mi dilungo più di tanto, vi do però appuntamento questa sera presso il Museo del Brigantaggio, perché come museo noi siamo forse tra i primi a partecipare alla notte dei musei europei e il costo del biglietto simbolico sarà 1 euro, quindi se volete la nostra comunità vi accoglierà presso il Museo del Brigantaggio. Dopodiché vi invito il 19 e 20 maggio presso la Roma Consiliare, perché uno dei più importanti filosofi dell'arte terrà due lezioni, una il 19 e l'altra il 20, sulla storia dell'arte contemporanea e in particolare sulla nascita dell'astrattismo, quindi Kandinsky, Mondrian, e poi sulla nascita dell'espressionismo americano, quindi Pollock, Rothko e Newman. Quindi vi aspetto per questi eventi importanti. Dopodiché l'ultimo appuntamento e poi vi taccio: la prima edizione della giornata dell'arte, in cui verranno coinvolti tutti gli artisti del panorama del sud pontino presso il castello medievale di Itri. Quindi potrete gratuitamente visitare il museo e poi potrete accogliere la proposta educativa artistica di questi importanti artisti. Grazie a tutti voi per la vostra presenza, noi continuiamo così. Grazie. Buonasera, e a me il compito di presentare il professore. Allora, l'ospite di questa sera è il professor Amedeo Feniello, è uno degli storici del Medioevo più noti. Fa parte di quella schiera di medievisti italiani, Franco Cardini, Alessandro Vanoli, Antonio Musalla e altri, che si fanno grandemente apprezzare per il proprio rigore scientifico e capacità comunicativa, sia attraverso testi che incontri, conferenze, lezioni, eccetera. Il professore ha insegnato in vari atenei stranieri ed italiani ed attualmente docente di storia medievale al Dipartimento di Scienze Umane della Università dell'Aquila. È altresì autore di vari testi, tra cui Sotto il segno del leone, storia dell'Italia musulmana, Dalle lacrime di Sibille, storia degli uomini che inventarono la banca, ancora Storia del Mediterraneo e 20 oggetti con Alessandro Manoli,
Demoni, Venti e Draghi, e per finire questo mio breve elenco, ma che non esaurisce le sue pubblicazioni, di Storia del Mondo, in collaborazione con i professori Luigi Mascini Migliorini e Francesca Cannarecano. Quest'ultimo un evento unico nel panorama dei testi che si pubblicano di storia in Italia, perché è stato pensato appunto come Storia del Mondo, in cui partendo dall'anno 1000 fino diciamo, ad oggi più o meno, si ha una panoramica globale di quello che è accaduto nel Medioevo, diciamo così, nell'età moderna, poi quella contemporanea, e che diciamo, il pubblico italiano non è tanto abituato a un colpo d'occhio di questo tipo, no? E invece è il caso di abituarsi sempre di più partendo dalle scuole, in modo da avere poi una percezione più corretta del mondo d'oggi. Detto questo, personalmente, beh, io insegno Storia delle Religioni a Capua, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e in questa veste, quindi di uno che si occupa di Islam, eccetera, ho potuto particolarmente apprezzare il primo dei lavori che ho citato, cioè Sotto il segno del leone, Storia dell'Italia musulmana, perché offre una panoramica alquanto esaustiva su un periodo della storia del nostro paese che è poco o per nulla conosciuto dal grande pubblico, nonostante rivesta una grandissima rilevanza. Anche questo può un voto da colmare. Stasera il professore ci parlerà di un altro dei suoi lavori, Napoli 1343, le origini medievali di un sistema criminale, ovvero sia delle origini della mentalità camorristica. Prego. Buonasera, vorrei fare... Posso levare la giacca? Prendo il microfono, scusate, ma sì. Scusate, sono abituato a parlare in piedi, non parlo seduto, non ho mai lo zucchero al cervello. E già... Allora, Mimmo, noi e te siamo coordinati. Allora, buonasera, grazie soprattutto all'invito, grazie all'assessore, grazie a quelle parole dell'amico Franco, del mio Mimmo, a Teresa per questa bellissima occasione di tornare. Insomma, i luoghi che sono legati moltissimo alla mia infanzia e Gaeta, insomma, ho passato l'infanzia, l'adolescenza, quindi insomma oggi è stata una bellissima occasione, un po' un tuffo al cuore come spesso succede. Ma stasera vi voglio parlare di una cosa un po' particolare, che è questa. Napoli 1343, la nascita della Camorra, appunto interrogativo. Un punto interrogativo che è grande come una casa, ma vorrei partire da Urbino. Ecco, per Paolo Pasolini ha scritto una cosa molto particolare su Napoli, che è questa, ve la leggo brevemente. In Napoletania oggi, lui parla insomma degli anni 70 del secolo scorso, sono una grande tribù che anziché vivere nel deserto o nella savana, come tu Tuareg o i Bocia, vive nel ventre di una grande città di mare. Questa tribù ha deciso, in quanto tale e senza rispondere alle proprie possibili mutazioni coatte, di estinguersi, rifiutando il nuovo potere, ossia quella che chiamiamo la storia o altrimenti la modernità. La stessa cosa fanno nel deserto Tuareg o nella savana Ebocia, o fanno anche da secoli i zingari. È un rifiuto, sorto nel cuore della collettività, una negazione fatale contro cui non c'è niente da fare. Essa dà una profonda malinconia, come tutte le tragedie che si compiono lentamente, ma anche una profonda consolazione, perché questo rifiuto, questa negazione alla storia, è giusto, è sacrosanto. Parto da questa idea di Paolo Pasolini, perché si allaccia molto a un'esperienza personale che ho vissuto io, insomma, negli anni della mia prima esperienza lavorativa. Lavoravo vicino a Secondigliano e una bella sera mi ammazzano tre studenti davanti al cancello della scuola, in una maniera abbastanza cruenta e drammatica, perché questi ragazzi furono bloccati davanti al cancello e furono giustiziati con un colpo alla nuca. Omertà generale, omertà totale, attenzione ai cellulari, vi taglio le mani, come dicono i miei studenti, e praticamente successe che in questa dimensione di omertà totale
andavo alla ricerca di un aiuto da parte dell'autorità costituita, perché ci sembrava doveroso, quindi ci rivolgevo all'assessore alla cultura, che era anche una docente di storia contemporanea all'università napoletana, per avere un appoggio che fosse politico, e trovavamo un muro di silenzio. Cioè noi ci aspettavamo che di fronte a un gesto così drammatico di, che fu proiettato nelle case di tutti gli italiani al TG1, l'apertura del TG1 quella sera fu dedicata a questa, alla morte cruenta di questi tre ragazzi davanti alla scuola, ebbene, da un punto di vista sociale e politico non ci fu nessun tipo di risposta. Non solo, quando nel pomeriggio, dopo aver parlato con l'assessore, che praticamente mentre io e la preside cercavamo in maniera vorticosa di spiegare che cosa era successo, e lei guardava l'orologio e diceva i fatti sui da fare, alla fine, tornato a scuola nel pomeriggio, arriva una macchina della polizia, dei carabinieri, e davanti alla macchina dei carabinieri io resto un attimo non tanto perplesso ma impaurito, perché praticamente il gruppo di fuoco che andava a fare azioni di killeraggio era composto da una macchina civetta di gente travestita da carabinieri che ammazzava a destra e a sinistra. Quindi quando mi arrivo, invito ad arrivare dentro il cancello della scuola questo gruppo, questa macchina dei carabinieri, io all'inizio dico, vabbè, allora questi sono venuti qua perché stanno qua. Comunque scende invece un maresciallo cortesissimo che mi dice: professore, deve chiudere la scuola. Ah, poi ci sono, molti di voi sono presidi, docenti, amministratori, eccetera, eccetera. E io rispondo: ma guardi, io non posso chiudere la scuola, ma neanche se me lo chiede il provveditore, io non lo posso fare in nessun modo. E lui mi guarda e fa: professore, non avete capito bene. Voi siete un obiettivo sensibile. Perché? È il momento della grande guerra di Camorra, quella che vedeva coinvolti da una parte gli uomini di Lauro e dall'altra parte i cosiddetti scissionisti, gli spagnoli, no? Cosiddetti spagnoli. E l'unico presidio di legalità che era rimasto su quel territorio era la scuola serale, che era vicino alla piazza di Spaccio. Quindi, per garantire la continuità dei commerci, era necessario smantellare il presidio di legalità, perché significava persone che venivano, ragazzi che passavano, luci accese, tutto quello che potete immaginare, quindi bisognava spegnere l'unica voce di legalità che c'era sul territorio. Quando il maresciallo dei carabinieri mi disse questo, io mi girai e dissi: chiudere tutto. E siamo stati 7 giorni chiusi con una sospensione dello Stato su un territorio italiano, e di questa storia non se n'è mai parlato. Cioè noi parliamo spesso di sospensione della legalità, no? C'è un caso famoso che è quello del G7 a Genova, no? La famosa sospensione della legalità. Ecco, in quel momento lo Stato ha totalmente demandato ad altri il controllo del territorio, non alla scuola, non alla polizia, non ai carabinieri, non ai servizi pubblici. Rimaneva un'altra istituzione presente e coraggiosissima che ha continuato la lotta sul territorio, che è la Chiesa. Non c'era nient'altro. Per 7 giorni noi abbiamo bloccato qualsiasi tipo di attività. A questo punto possiamo anche scorrere le diapositive velocemente. Queste sono le immagini della guerra di Camorra. Vai, Mimmo. Ecco, questi sono i dati che ho ricostruito, perché se chiamate anche l'ufficio studi della questura e cercate di capire quanti siano stati morti sul territorio dal 1980 al 2010, e questi sono dati che ho ricostruito io con l'aiuto di studenti, eccetera. E insomma, se pensate all'intifada nei territori di Israele, i morti sono molti di meno, più di 4.000 morti. È una guerra,
che ha una ricaduta sul territorio che ha tante sfaccettature. A quel punto io mi sono posto una domanda: c'è tutto questo da dove nasce? Tutto questo da dove viene fuori? Me lo faccio, sono posto questa domanda per due motivi. Il primo perché sono cittadino, il secondo perché all'epoca non lo facevo tu cura, oggi lo faccio tu cura, faccio anche come mestiere lo storico, e lo storico nasce con una dimensione precisa, che è quella che San Benedetto Croce diceva che era la contemporaneità della storia, che vi spiego in soldoni. Cioè lui sosteneva, e io sono completamente e coerentemente accetto questa sua idea, lui dice: guardate che la storia è sempre storia contemporanea, perché nasce sempre da un problema del presente, per questo la storia cambia sempre, i manuali non possono essere sempre gli stessi, perché la storia cambia, perché sono le domande che cambiano. E allora io mi sono posto la domanda: ma tutta questa violenza da dove viene? Ha soltanto una sfaccettatura di natura economica? Certo, l'elemento economico è fortissimo. Se leggete, forse la persona che meglio di Isaia Sales, meglio di altri, è riuscito a comprendere il nodo economico e il fattore economico, è stato Roberto Saviano, che sul libro suo Gomorra, è quello che meglio di altri mi seduce questo aspetto. Ma io da storico mi sono posto tutto un altro tipo di problema, che nascevano anche da una consuetudine con gli archivi napoletani, soprattutto con i documenti medievali, per cercare di capire se c'era una base, se c'era un'origine che distinguesse l'ambiente napoletano da tutto il resto. E allora ho scritto questo libro che si chiama Napoli 1343, che mi ha portato un sacco, invece di portare gioia e dolore, mi ha portato un sacco di problemi, perché mi hanno attaccato da destra e da sinistra, perché hanno cominciato a dire: sì, vabbè, ma tu non puoi pensare a una cosa del genere, allora vuoi dire che veramente la radice del male è, i neoborbonici hanno massacrato, perché diciamo: ah, ma allora, ma come? Il tempo che fu, che era tanto bello, in cui c'era il regno di Napoli, quando tanto Napoli era corona, quando c'era la casa d'Aragona, e tu dici invece il contrario, e dico: sì, beh, non è che faccio un discorso pregiudiziale, parto dai documenti. E i documenti mi raccontano una storia che vi racconto adesso. Quindi, l'ultima guerra, questa è la pranza dei bambini, possiamo andare. La camorra è una struttura di lungo periodo. Che cos'è una struttura di lungo periodo? Un grande storico che si chiama Fernando Rodelli diceva: guardate, esistono tre grandi momenti nella lettura della storia. Ci sono gli avvenimenti, l'11 settembre, il Covid, i due anni del Covid, sono avvenimenti. Poi ci sono delle congiunture che sono lunghe e poi ci sono delle strutture che sono lunghissime. Generalmente quando vi faccio un esempio ai miei studenti, vi faccio sempre questo esempio qua, perché le carte napoletane sono, hanno 4 simili e non 40, o non 3 e non 20. Ve lo siete mai chiesto perché quando giocate la sera di Capodanno a 7:30, ho giocato a briscola, ho giocato a scopone, i semi sono 4 e sono coppe, spade, bastoni e denari? Per lo servizio? 4 ceri sociali. 4 ceri sociali di dove? No, indiani. È legato a una fantastica storia che uno storico francese chiama il gioco di Chaturang, dove lui, per rappresentare schematicamente le quattro, un esperto, io non voglio dire cose, un esperto della, ma le quattro grandi caste indiane, lui usa questa suddivisione: bastoni i contadini, spade i guerrieri, coppe i mercanti, denari i sovrani, oppure coppe i sacerdoti e spade i nobili. E questa dimensione che ha cominciato a nascere
1500 anni prima di Cristo, si è riverberato nel corso della storia fino a prendere la forma dei tarocchi prima, dopo le crociate hanno portato questa roba da noi, dopo questa roba da noi si è trasformata in fiori, picche, quadri, come quando fuori gli occhi, eccetera, eccetera, avete capito? E infatti gli americani i fiori non li chiamano flowers, li chiamano, anzi le picche non le chiamano picche, ma le chiamano spades, con un termine diverso da quello per quella anglosassone swords, no? Quindi perché è un termine arcaico dell'Inghilterra medievale. Allora, questa è una struttura di lungo periodo che dura 3.000 anni. La nostra struttura invece ci ha fatto del corso. Prego. Allora, andiamo, ma lancia neanche l'altra. La radice, ancora, la radice è qui. E ora vi faccio il riassunto della storia del Mezzogiorno in 23 secondi. C'è stata una fase particolare della storia del Mezzogiorno che in maniera spesso brutale e negativa viene definita del particolarismo, cioè quella della suddivisione del territorio del Mezzogiorno in una serie di una costellazione di poteri differenti, che erano anche culture differenti, religioni differenti, e che rende il Mezzogiorno assolutamente affascinante da un punto di vista di lettura storica. Lo rende unico nel panorama europeo, perché nello stesso tempo è anche su territori contigui. Puoi avere il Longobardo latinizzato cristiano, il greco bizantino, il musulmano, culture diverse, lingue diverse. A Napoli si scrive in un modo, ad Amalfi si scrive in un altro modo, con autonomie, differenze, ricchezze, letterature, identità, ognuna diversa dall'altra. Finché intorno agli anni 30 dell'undicesimo secolo arriva della gente dal nord Europa che arrivano da noi sotto la veste di guerrieri mercenari, arrivano in gruppi compositi, primo uno che si va a prendere Aversa, che si chiama Renulfo Drengur, che riceve Aversa il regalo, e da 1047 in poi arriva un altro signore che si mette a fare Robin Hood, letteralmente Robin Hood, il ladrone, ruba il bestiame, taccheggia, mette sotto assedio i piccoli centri finché si impossessano un territorio, e questo signore noi lo conosciamo come Roberto lo scaltro o il guscardo. E da quel momento in poi comincia la grande avanzata normanna, quindi Roberto, il fratello Ruggero il Granconte, poi con la pressione militare sempre più forte, appunto che la Sicilia cade, la Sicilia musulmana cade nelle mani dei normanni. Tutto questo con la lenta, il lento declino di questi particolarismi, le città che hanno una dopo l'altra, una che resiste, come dice Asterix e Obelix, c'è un piccolo villaggio che resiste contro l'invasore, questa città che resiste contro l'invasore è una sola, che è Napoli. Napoli era guidata all'epoca da una tradizionale dinastia di stampo greco bizantino, dei duchi, una famiglia che generalmente viene chiamata dei Sergio, Sergio I, Sergio II, fino all'ultimo, Sergio VII. E però a un certo punto anche Napoli è costretta ad arrendersi, ma non cade nelle mani dei normanni. Nel 1137 l'ultimo duca, Clara Ruggero, dice ma prendo, e stranamente muore in battaglia insieme a Ruggero II, alla battaglia di Vignano, cioè col suo nemico che diventa alleato, ma la città prima di cadere nelle mani dei normanni deve aspettare 6 anni, cioè Ruggero non riesce a mettere le mani su Napoli perché i napoletani dicono sì sì vabbè aspetta un attimo, sei pure alla porta e poi ti faccio entrare, aspetta non ti preoccupare, poi ti faccio entrare, perché Ruggero sapeva che non poteva
assediare Napoli, perché i napoletani erano brutti, sporchi, cattivi, fedentissimi da un punto di vista militare, e la gente di campo li chiamava i latrocinatores, cioè i più fedenti di tutti quanti, mercanti di schiavi, gente che andava nel territorio della Liguria, saccheggiava tutto quello che poteva saccheggiare. I napoletani erano intoccabili, avevano la violenza come elemento predominante della loro, del loro humus caratteriale. E insomma, alla fine un genio deve fare quello che in, si chiama una delimita, un accordo. È un accordo che va tutto a favore dei napoletani. Cioè Ruggero entra a Napoli, gli fanno una bella festa, incredibile, lui arriva, gli fanno entrare dietro il cavallo, e tutto quanto bellissimo, i nobili sono schierati, eccetera, eccetera, eccetera. E gli dice: cari nobili napoletani, io sono da oggi il vostro re, e lui in cambio che cosa dà? Concede ai nobili napoletani il controllo del territorio napoletano, cioè quello che era il ducato di Napoli continua a rimanere nelle mani dei napoletani, non passa sotto le mani dei normanni, con un accordo politico. E i napoletani dicono, come se il Napoli fosse una bella donna, dice: abbiamo conservato l'onor neapolis, cioè l'onore di Napoli. E Ruggero in questo modo aggrega la città al regno, ma non la conquista, perché la città conserva la sua identità. Ora, l'elemento che bisogna capire, questo ciucciano, mi canto una canzone, sono bravissimo. Che non mi sconcisate da noi, gli studenti lo devono fare perché lo devono fare per dovere, voi no, quindi posso fare qualche altra cosa. Allora, chi sono questi cavalieri napoletani, questi milites? Loro, ecco, questo è nato nel 1143 circa, 1143-1250. Loro sono gli esponenti di diversi clan familiari. Questi clan si aggregavano all'interno di strutture che erano circa una trentina, che venivano chiamati i seggi o sedili. C'erano sedili familiari piccoli che aggregavano 2 o 3 famiglie e alcuni che aggregavano 30-40 famiglie. Avete mai sentito parlare della famiglia Capece? No? Una famiglia della grande aristocrazia napoletana, di grande storia. Sapete che ci esiste Capece Latro, Capece Bozzuto, Capece così via, così via. Ecco, Latro e Bozzuto erano le famiglie originarie aggregate al clan Capece. Io sono un Bozzuto che appartengo ai Capici, sono un Latro che appartiene ai Capici, sono uno dei Vignatilla, i Vignatelli, sono un Garazzo, forse d'origine ebraica, e così via. Questi si aggregano, questi seggi che sono fatti in maniera molto particolare, perché hanno una struttura più ampia e aperta. Se andate sotto San Lorenzo, ancora esiste, insomma, le vestigia di uno di questi seggi, c'è una struttura aperta dove andavano tutti i capi famiglia. Poi c'era una stanzetta isolata dove si raggruppavano i nobili ores, i capi clan, i più nobili. Cioè, se nella stanza grande si prendevano gli accordi per tutti, dall'altra parte, nella stanzetta piccola si prendeva la decisione principale, che non è più varia, problemi di ordine giudiziario, di violenze che venivano all'interno della città, politiche matrimoniali, organizzazione di feste, rituali, vendette, e anche una cosa particolarmente interessante che era la gestione degli orfani. Non perché fossero presi dallo spirito di carità di Maria.
madre Teresa di Calcutta, ma per un motivo di natura patrimoniale. Perché per garantire la conservazione del patrimonio dell'orfano che è rimasto senza genitori, e che patrimonio che poteva cadere nelle mani di un altro gruppo, di un'altra famiglia, di qualcuno, i nobili si intervenivano e dicevano: il pupillo, come diceva il bambino, viene sotto la nostra giurisdizione e decidiamo noi a chi deve essere affidato, a X, a Y, a Z e così via. Insomma, questa è la dimensione napoletana da un punto di vista del perimetro della città, che era molto più piccolo di quello attuale, perché praticamente il confine andava dalla parte costiera più o meno di Corso Umberto, che è franco di Napoli, a piazza Cavour, o Cavour come dire in napoletano, e poi a occidente praticamente, alla parte occidentale, diciamo la zona dove oggi c'è Santa Chiara, era fuori, era un'area fuori città, e invece dalla parte orientale praticamente nella zona più o meno prima di piazza Mercato. Questo è uno dei grandi punti di riferimento. E voi immaginate che all'interno di questa struttura esistevano questi clan familiari e questi seggi o tocchi che controllavano, o seggi che controllavano quello che succedeva all'interno del quartiere. Chiaramente la cellula di base è la famiglia, questa è l'attuale situazione, non è la situazione medievale, è un grafico su quella che è la dimensione di presenza di clan familiari all'interno dell'ambito napoletano. In epoca medievale la situazione era differente, ma con una ripartizione delle relazioni molto simile a quello dell'epoca. Io sono una famiglia che si chiamava Caputo, e in che cosa consisteva il potere di questa famiglia? Nel controllo di pezzi della cinta muraria, che erano fondamentali per la vita cittadina, torri e porte soprattutto. E allora quindi questa aveva una porta del Caputo, aveva una torre del Caputo, c'era una delle case dove praticamente, quando io leggevo i documenti, rimanevo senza parole, perché trovavo qua c'è la casa del Caputo della famiglia principale, accanto il fratello, sotto il cumbariello, sopra il frate cugino, e tutto questo in una rete di relazioni e di appartenenza che praticamente rendeva queste zone inscalfibili. Nessuno poteva perforarle, perché l'adesione e la solidarietà interna era tale che praticamente avevi una fedeltà al 100%, come avviene oggi per le famiglie della 'Ndrangheta, no? Ma vi posso garantire che la situazione medievale questo è molto molto preciso e identificativo, dove c'è il capo famiglia, che è il clan, il capo del clan o del seggio, poi i parenti formavano la milizia di cui si poteva servire. E vi posso garantire che spesso c'erano degli scontri violenti tra i clan, ma soprattutto se avvenivano dei grandi scontri all'interno della città, non interveniva il re normanno, ma le famiglie intervenivano direttamente dicendo: fermate. Nel 1227 viene uno scontro terribile fra genovesi e pisani, che erano in guerra tra di loro a Napoli, cioè questi si prendono con le balestre da una casa all'altra, si sparano addosso, decine di morti per una rissa che nasce in maniera proprio casuale, perché dei ragazzini stanno giocando sulla spiaggia, sono pisani, i genovesi riprendono uno di questi, lo buttano in acqua, quello va a chiamare il papà arriva con altre persone, è l'escalation tipica. Chi interviene per riportare l'ordine all'interno della città? Non lo Stato, non il monarca, intervengono le famiglie.
che si basano sul controllo del territorio. No, vi ricordate Gomorra, no? Queste sono le vele. Per chi c'è passato, per chi c'è vissuto, vi posso garantire, oppure nel cosiddetto Bronx di San Giovanni. I Bronx di San Giovanni sono state costruite secondo un criterio urbanistico geniale, che però sono diventati dei fortilizi dove loro si vivevano all'interno e dove per smantellare il sistema bisogna arrivare non soltanto con le forze dell'ordine, ma anche con le fiamme ossidriche per togliere da mezzo le porte corazzate, gli sbarramenti, eccetera, eccetera, eccetera. Nel controllo del territorio è l'elemento cardine di questo discorso, che vi ho raccontato per il Caputo, ma potrei farlo per tante altre famiglie, i Capesci, i Griffi, i padroni Griffi, il famoso regista, l'erede, e così via. Reti di famiglie che sono in guerra tra di loro all'interno del territorio per la supremazia cittadina, ma che si riuniscono e difendono la città omogeneamente se la città viene assalita. Con dei codici di persuasione. Ricordate il film Il Padrino, no? Il Padrino. Lasciate iniziare Il Padrino. È perfetto per capire quali sono i codici di persuasione. Vi ricordate la scena, no? Arriva il signor Buonasera che fa beccamorto, gli hanno tentato di violentare la figlia si è difesa, l'hanno picchiata a morte, e lui va dal padrino la sera delle nozze, tutta la ritualità è fantastica, la sera delle nozze in cui il padrino poteva incontrare chiunque perché doveva, fa parte di un codice antichissimo. E Buonasera dice, lui il padrino dice, tu che vuoi? E quello risponde, mi dice, quasi all'orecchio. E Marlon Brando è fatto, non è fatto, non so. Perché lo guarda e fa, ma che ti feci di male? Buonasera di male. Scusi, ho chiesto che tu vai là e mi vendichi. Dice, sì, ma tu non l'hai chiesto nella maniera giusta. Se tu stasera fossi venuto qui da amico e ti fossi sottoposto alla mia forza di persuasione, i tuoi nemici sarebbero diventati i miei nemici, dice. Perché il codice sociale si basa su questo codice di persuasione, dove il potere non si esercita soltanto con i soldi e con l'economia, ma riguarda tantissimi altri aspetti di natura psicologica, di carismatica. E all'interno dell'ambiente della comunità dovete immaginare una situazione di questo. Con delle forme di organizzazione. Oggi c'è, o almeno c'è un codice di affiliazione. Che ha una sua, ha ritrovato una sua visibilità con la nuova Camorra di Raffaele Cutolo. E ricordate, no, c'è la scena del film il Camorrista, quello di, il primo film di Peppuccio Tornatore, no, dedicato a questa cosa, e dice, io battezzo questo locale sacro, santo e inviolabile, come l'hanno battezzato i tre vecchi cavalieri spagnoli, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, che sono gli elementi mitici di nascita della Camorra. Se prima lo conoscevo come un locale di transito e passaggio, ora in poi lo riconosco come un locale battesimale, dove si battezzano. Cioè, vedete, c'è tutta una ritualità. Non è soltanto un rapporto tra persone, ma il rapporto viene appesantito, viene aggravato da una dai rituali. E quindi, calice d'argento, ostia consacrata, cioè, la cerimonia assomiglia a quella di una messa cantata, dove il capoclan battezza gli affiliati, che si crea una paranza. Avete sentito questa parola paranza? Pure a mare, no? Ultima paranza a mare, no? C'è la paranza e la paranza è quella che non conta niente, no? Da dove viene il termine paranza? Il termine paranza è un termine medievale. Viene da paro, preparo, organizzo,
distribuisco, gestisco. E il gruppo è il gruppo che deve essere preparato. Ha un capo e deve essere preparato per fare delle cose. Che siano, ma starà qui, che siano, portiamo le sigarette da quest'altra parte, che siano, portiamo la droga in questo terzo posto, ma tutto questo ha una sua logica. Che c'ha delle armi. Oggi l'arma per eccellenza è questa, la K-47, a secondo gli anni è stata usata, poi a un certo punto si sono messi pure con i bazooka, si sono messi pure con i lanciagranate, insomma, ognuno ha messo su il potenziale che aveva, vi ricordate il film? Comunque lascia questo, ma la vera arma del camorrista è questa. Un giorno il mio bidello, questo posso raccontare, che questo cioè, fa parte del perché tante storie, e lui era, si era fatto 25 anni di galera, perché in quanto alla rapina aveva ammazzato una persona, poi fece il bidello a scuola, cioè, ci sono sempre dei percorsi di redenzione nella vita, ma lui mi spiegava queste cose, dice questo, voi non capite niente, l'arma del camorrista non è Aristotele, l'arma del camorrista è Auletto. E mi ha lasciato questa immagine della molletta. È una molletta, ma che appartiene. Vai. Ad una vicenda particolare. Ma questa è soltanto una casualità, è una è il riverbero di una persona che ha vissuto altri cieli. Avendo visto questo, ho trovato un documento molto particolare del 1335 che dice, a un certo punto uno vede i napoletani in battaglia e questo dice, è un'enorme novità, non ho mai visto gente andare in battaglia così, i napoletani si presentano in battaglia così. Gli elmi e le spade, le lance, giudicano soverchie. Perché ci va a mettere l'armatura? E usano corte le armi e portano in guerra le membra quasi a combattere scoperte. Le spalle offrono le ferite e nudo protendono il petto, preferendo alle usanze virili quelle che si convengono alle femminucce. Cioè, i guerrieri che li vedono arrivare dicono, questo come approvano le donne. Con dei coltellacci. Non è proprio il coltello, ma insomma è una immagine che questo è un po' forzata, però è bella. E poi c'è il problema di appartenenza. Io non sono un membro di un clan, io appartengo a un clan. Allora entriamo in un concetto medievale molto molto particolare. Che è il concetto di appartenenza. L'uomo medievale non è come l'uomo moderno. L'uomo moderno appartiene a una civiltà del diritto dove ciascuno ha una sua individualità, è una sua responsabilità individuale rispetto alla comunità. Io vado a votare singolarmente, io rispondo singolarmente alle mie azioni, nel medievo si appartiene a qualcuno o a qualcosa. Shakespeare questo l'ha capito benissimo e quando ha fatto Romeo e Giulietta sa che esistono i Capuleti e i Montecchi e i Capuleti, e i Montecchi e i Capuleti hanno due schieramenti differenti ma appartengono a quei gruppi, che non è neanche l'appartenenza politica che sono degli anni 60-70, perché là c'era sempre una forma di individualità. No, l'uomo del medievo appartiene a quel gruppo, a quella situazione, a quel contesto. Quindi usa gli stessi colori, si bada allo stesso modo, usa lo stesso linguaggio. Una sera scendo con Motorino, sempre negli anni 90, in una zona che si chiama Via dei Marocani, e mi fermano, mi chiedono di togliere il casco, mi chiedono gentilmente di levare il casco,
perché solo Achille era a Napoli portava il casco, tutti gli altri cristiani no. Quindi mio bidello, che sapeva bene, ce l'ho sopra, levate il casco, quando camminate, ma io vado a terra, mi rompo la testa, ma che dici, va, tutto a posto. Dopodiché, la domanda diretta del signore che faceva la guardiania per il clan di via dei Marocani mi chiede: tu a chi appartieni? E guardate, nel paese d'origine di mio padre, il fatto dell'appartenenza, il soprannome, il contronome, è una cosa che identificava un gruppo. E quindi questo dell'appartenenza è un tema chiave di questa Napoli medievale, dove si creano degli atteggiamenti come quello delle, quelli che vanno in guerra nudi e il concetto della pappa. E questa è una cultura estremamente diffusa nel napoletano. Guardate quest'altra immagine. Ancora. Ecco. Questi sono due film. Uno, diciamo, che ha uno spessore più nazionale, no? I Guappi di Pasquale Squilieri, forse qualcuno di voi l'ha visto, Fabio Testi, e poi c'è la Tata Cardinale e Fangorino, no? Dove c'è questa scena molto interessante dei bambini che giocano a fare il duello col coltello e il guappo gli dà il coltello vero e dice: ora fate bene, fa dovere. E la stessa cosa, Onore Papparia si presenta col coltello, per questo, per quella simbologia di cui si diceva prima. Dove la presenza di questi clan nella Napoli del 1223 diventa sempre più forte. E diventa soprattutto un elemento di resistenza a un signore che poi a Napoli era venuto a fare anche una cosa carina, che era venuto a creare lo studio, l'università. Ma ai napoletani tutto andava bene, tranne che un sovrano troppo presente nelle cose napoletane, uno che volesse gestire la città. Questo signore si chiama Federico II di Svevia. E quando lui muore, nel 1250, i napoletani sono i primi a liberarsi ai sovrani svevi. Prima all'erede diretto che arriva la Germania, si chiama Corrado IV, che infatti viene a Napoli e smantella gran parte delle loro difese. Poi dopo, e Corrado IV fa una cosa, perché lui intuisce che questi clan possono essere pericolosi, quindi li prende e gran parte di loro, e i loro rappresentanti, li manda in esilio. Qualcuno lo uccide trovandosi, qualcuno lo manda in esilio. Dopodiché arriva Manfredi e poi c'è questo grande cortocircuito dei francesi che arrivano nel re, gli Angioini. Gli Angioini appartengono ad una storia molto particolare, perché convergono diverse energie. Da una parte l'energia del Papa, c'è un Papa fantastico, si chiama Paolo IV, che ha 80 anni, vecchissimo, è workaholic, lavora e lavora soprattutto a un'alleanza antisvevia. Manfredi l'anticristo, ma lui parla con il re di Francia, Luigi IX, il Santo, e dice: senti, guarda, ma tu c'è qualcuno che può venire qua nel regno, ci può dare una mano contro Manfredi? Dice: uno, c'è mio fratello, fetentissimo, uno violentissimo, c'ha le energie giuste, però dice: un esercito non si può creare, perché non viene sotto. Allora lui che cosa fa? Si rivolge a della gente nuova, che soldi ce l'ha, che è guelfa di natura, che è contro i ribellini, che sono i mercanti, i banchieri, fiorentini, con la promessa: se voi mettete i soldi, poi il sovrano vi ripagherà se vince la guerra. Carlo D'Angio viene, per una serie di circostanze anche fortunate, vince la battaglia di Benevento nel 1266, Manfredi, il bello e la bionda di gentile aspetto, se ne va a quel paese, nasce una monarchia che intanto si è servita in questa opera militare di chi? Dei napoletani, che quando hanno intuito che qualche cosa si sta muovendo, si presentano a Carlo e dice: guarda, noi siamo forti, ben armati,
cattivi, eccetera, possiamo combattere insieme a te. Ecco, mi dice sì. Aggregati, i napoletani si aggregano e quando vincono la guerra, praticamente Napoli è la città più fedele al sovrano. Passano 20 anni e la capitale si sposta da Palermo a Napoli. Napoli diventa la capitale del regno. E questi clan familiari di gente rozza, abituata alle appartenenze, alla territorialità, eccetera, si trasforma in una nazione napoletana che non c'era, con una nuova identità che diventa il braccio armato del re e soprattutto delle prospettive del re di andarsi a conquistare l'impero bizantino, la Grecia. E i napoletani sono in prima fila e si trasformano da gentucola di città, di una cittadina di media portata, a aristocrazia della capitale, ma soprattutto si trasformano in classe dirigente del regno. E c'è il salto. Questa gente, la Gaeta, niente, erano clan familiari, si trovano a essere proiettati in una dimensione politica internazionale mediterranea, a gestire un potere che non avevano, a entrare in una logica di governo che è totalmente nuova, e gestiscono la città. Vado a completare, perché sennò veramente non ci... Il resto, se volete, lo faccio vedere a Vesport dopo. Si crea a questo punto una relazione fra il potere legale e il potere reale, che in alcuni momenti coincide e in altri momenti no. Carlo I d'Angio, detto anche una sola da uno che si chiama Dante Alighieri, che ce l'aveva a morte con gli Angioini e con i francesi, addirittura dice, dopo capito, era figlio di Beccai, quindi non si poteva avere niente a che fare con lui, lui era nipote di Cacciaguida, un grande nobile, aveva fatto la crociata. Carlo I intuisce questo potere napoletano. Allora usa due pesi e due misure. Da una parte li copta nelle leve del potere, da un'altra parte gli leva l'acqua nel quale questi pesci si muovevano. Quindi smantella le torri, smantella le porte e trasforma questo sistema dei seggi, che erano 31-32, in 6 seggi e basta. Quelli che trovate oggi stanno a Napoli, seggi di porto, seggi di forcella, seggi di montagna, perché così istituzionalizza questa cattiva qualità napoletana che avrebbe potuto rivelarsi nocciva. Questo funziona. Ma nel corso del 300 tutta questa roba salta, perché Re Roberto si indebolisce, c'è una crisi generale e questi clan, in questo doppio rapporto, controllo della città che diventa anche controllo di un potere centrale, perché loro entrano nei gangli della politica, nella gestione dei soldi, delle tasse, della gestione militare del potere, questi fanno a guerra per le strade, centinaia di giovani che si vanno a scannare nei crocicchi al confine tra un quartiere e un altro, facendo anche delle cose molto simili a quelle che fanno oggi sulle motorette che vanno a sparare. Loro facevano a cavallo, andavano nel quartiere nemico, esci fuori, facci vedere che combino, poi uscivano la rissa pure, e allora bisognava intervenire. Finché si arriva a punto conclusivo. Perché questo libro si chiama Napoli 1343? Perché dal 1317 al 1370 è un'epoca tremenda, perché sono cose che succedono nel Medioevo, oggi non succedono più. Avviene una grandissima crisi climatica, sapete, queste cose oggi non ci sono,
all'epoca la crisi climatica fu una cosa molto molto violenta che interessò chiaramente come oggi tutto il mondo. Poi nel 1348 arriva una leggerissima crisi epidemica della peste nera che si porta via un terzo dell'umanità, cioè il Covid a confronto è una bazzecola. Ma la crisi climatica comporta un problema, cioè non arrivano più risorse dal territorio. L'agricoltura non funziona più. È quella che gli storici per l'Europa chiamano la grande carestia o la grande fame. E anche Napoli incappa in queste cose. Come si risolve la crisi alimentare e chi risolve la crisi alimentare? Nel 1343 arriva una bella nave genovese che arriva dalla Sicilia, fa scalo a Baia, un po' fuori, e arriva un tantam a Napoli. Questa nave è carica di vettovaglie. Chi va a prendere le vettovaglie che sono su quella nave? Gli amministratori reali, gli esponenti della burocrazia, quelli dell'esercito, della milizia del regno? No, sono alcuni esponenti delle maggiori famiglie napoletane che organizzano delle barche a remi, vanno sulla nave, prendono il capitano della nave, il poveriere che ci incappa in questa cosa, che è un genovese, li tagliano la testa, lo buttano nell'acqua e nel giubilo, nel trionfo generale, portano questa nave a Napoli. E tutti quanti, mica dicono vive il re, dicono e viva le famiglie che come allora anche oggi ci proteggono. Questo comporta alla fine una riflessione, che sul territorio napoletano succede questa stranissima congiuntura. Che se il potere è solido, il contropotere ha strade sempre più strette nelle quali funziona. Ma siccome in politica non esiste il voto, allora manca il potere, da dove manca il potere centrale? Sono i meccanismi sostitutivi quelli che prendono il posto. E quindi se manca il potere centrale, queste organizzazioni trovano autostrade sulle quali si possono. Che vi posso garantire, gestiscono in molte zone l'ammortizzatore sociale del contrabbando, quello che è stato negli anni 70-80 l'ammortizzatore sociale del contrabbando, che dava da mangiare 200.000 persone. Oppure vi rubano un motorino. Voi che fate? La polizia? No, la polizia dice no. Oppure, posso chiudere con un episodio personale, veramente lo chiudo, non parlo. Perché posso parlare a voi 5 ore, come fila il cazzo, l'ho detto loro prima, posso parlare all'infinito, perché a casa non fanno parlare. E quindi faccio, quando trovo spazio mi sfogo, per capire il controllo del territorio. Una sera io lavoravo con dei ragazzi molto particolari perché erano considerati ragazzi di area penale, cioè avevo fatto un accordo col tribunale dei minori e questi ragazzi venivano da noi per prendere la licenza media, scuola serale, non erano tutti numerosissimi, 5-6 ragazzi, 7 ragazzi, non di più, non si potevano gestire, che erano violentissimi, erano molto difficili da gestire. E poi li si reinseriva in un contesto lavorativo. Il contesto lavorativo di Casalavoro non era proprio dei più simpatici, era quello della macellazione della carne, quindi non era proprio, però era l'unica prospettiva che ci fosse di un lavoro pulito. E una sera uno di questi ragazzi viene accompagnato da un gruppetto di amici che vengono a fare un po' di capetti dentro la scuola. Praticamente, ve lo dico, cioè fisicamente dovevo prendere alcuni di questi ragazzi e dovuto mandare fuori dalla scuola. Dove io credo fortunatamente dovevo andare a casa, questi tornano armati di sassi, bastoni, eccetera, e cercano questo ragazzo a barba, allora c'è una barba più lunga,
mi cercavano per fare questa cosa. I colleghi vengono assediati all'interno della scuola e non possono uscire. Chiamano la polizia, i carabinieri dicono: guardate, noi abbiamo una macchina per 100.000 persone, non possiamo venire. I vigili, men che meno, praticamente si vede questa situazione particolare. E alla fine il bidello, che non era quello di prima, era un altro, pure lui insomma, bazzicava abbastanza, fa una sortita e manda via questi ragazzi, e questi vanno via minacciando: ma torniamo, ammazziamo. Perché i colleghi mi chiamano alle 10 di sera, dice: guarda, noi siamo usciti adesso da scuola, usciamo alle 8, sono le 10 di sera, noi adesso stiamo andando a casa, è successo questo, questo e questo. Io ho chiamato la dirigente, io ero il responsabile di questa scuola serale, poi c'era una dirigente, e la dirigente mi ha detto: no, non ti preoccupare, ci pensa Feniero. Dico: come ci penso io? Sì, lui sa come fare. Io capisco subito la cosa. Va dal mio ex alunno, che oggi sta a 416 bis, che aveva come lavoro legale quello della, aveva una fantastica ditta di pompe funebri, cioè faceva produttore al consumatore, faceva tutto lui, era bravissimo, e praticamente io vado a lui e dico: senti, guarda, mi è successo così, 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 tu lo sai, lui era stato mio alunno, uno grande, cioè, avrà avuto, è più grande anche di me, con i figli, eccetera, cioè, è successo questo, questo e questo, io mi ero capo a lavorare, non ero ancora a lavorare, tu lo sai, facciamo, gli due delle cose, questo non c'è problema. Guarda, un accanto dice: ma mai chiamano come si vuole, dopo 5 minuti mi ha detto tutti quanti avanti a me così, tutti quanti un atteggiamento deferente, e il cavallista in maniera molto educata e gentile, con dei modi maspicci, gli dice: la prossima volta dal fastidio professore io la chiacata. Da quei giorni in poi, ogni volta che ho incontrato questi ragazzi: professore buongiorno, professore come sta, professore come non lo conoscete? Vabbè, lo conosco, non ho avuto più problemi, potevo lasciare il motorino incustodito, potevo fare quello che volevo, potevo lasciare l'oro dentro la scuola, non toccavano niente. Ma voi capite che in quel momento ho perso, cioè la mia funzione di docente è saltata, perché io mi sono dovuto rivolgere a un altro potere. Insomma, questa storia della Camorra è vera o non è vera? Il libro non c'è, avete visto, non esiste più, quindi vi inviterei a leggerlo perché tutto è argomentato. Io rimando della percezione, non vi faccio vedere le altre immagini che sono altrettanto interessanti, delle ritualità, i baci, eccetera, ma esistono delle strutture di lungo periodo che emergono e che ogni tanto sorprendono i cronisti, ma non sorprendono chi studia la storia, che spesso si rimane troppo in superficie e non si va a vedere bene quelli che possono essere gli elementi chiave, dove sicuramente uno degli strumenti centrali di lotta a questi fenomeni resta l'educazione, la scuola, quello è fondamentale. Ma e su questi territori, posso dire, esistono esperienze straordinarie di gente veramente coraggiosissima. La mia dirigente, che è mancata un anno fa, era una donnina piccola così, ma era una guerriera sotto questo punto di vista. Però spesso manca, come ho raccontato, lo Stato. Non può essere demandato all'azione di una maestra elementare che raccoglie il racconto della bambina, che è unica racconta dell'omicidio avvenuto davanti alla scuola, e questa la serie poi su la ragazzina e la maestra, perché sono state zitte tutte e due. Grazie.